Ragazzi, allora sicuramente riconoscerete tutti questo posto perché siamo a casa del Bado e questo è il famoso garage dove abbiamo modificato tutto il mio Aerox. E l'ospite speciale di oggi è lei, la Vespa Special del Bado. L'avete vista l'ultima volta quest'estate e da allora sono cambiate un po' di cosette. Bado, dici un po'. La sella, La sella. portatarga che si è spezzato, è montato al contrario, non è. Si era spezzato quando sono caduto, La famosa quindi caduta. sempre. Flashback. Sempre spezzata nella caduta, l'impianto elettrico, il freno Sì, davanti, il motore non ce lo dici. le ganasce dietro e soprattutto il motore che è cambiato, adesso 102 pinasco in alluminio Monofascia. per E fare cose niente. sul serio. Adesso vedremo un po' come lavora, come gira. Perché non so se vi ricordate, comunque l'ultima volta che l'avete vista aveva dei problemini alla frizione, non era molto carburata, era scarburatissima. E niente, adesso l'ha messa molto a posto il Bado. E quindi vedremo come va. Adesso, prima di andare a fare il giro, vediamo un po' un sound check. Bella sfrisata dalla caduta. Sia da questa che da questa. Sì, davanti, dietro, ovunque. Tutte le parti. Alla regola, Bado, alla regola. Niente, adesso voi vi trasferirete sul mio casco e andiamo a fare il test. Siamo pronti per fare questo test. So cosa aspettarmi, perché adesso il Bado è venuto a prendermi in stazione. E a venire in qua piottava, comunque, cioè, girava bene. Adesso vediamo un po'. Allora, io devo prenderti confidenza con sto cambio perché non sono buono a usarlo. Oh, se frena, si sentono le ganasce malotte. Col freno così io non sono abituato. Adesso raga, qua davanti c'è un po' un rettilineo, vedremo, cioè proverò a usare anche la quarta perché ha rapporti un po' lunghi, fino adesso non l'ho ancora messa. Vedere anche il Bado come si impenna. Devo provare a fare una bella partenzina, ragazzi, perché secondo me viene bene. Poi nei commenti, ragazzi, fatemi sapere se questi contenuti sulla Vespa vi piacciono, perché lo scorso video in compagnia della Vespa, dove l'abbiamo messa un pochettino a posto, l'abbiamo fatta partire, ha riscontrato un botto di successo. Infatti ha tipo 10.000 visualizzazioni e sono stracontento di questo. Quindi se i video con la Vespa vi piacciono, magari anche i motovlog così, potrei organizzare qualcosa. Ecco, in questa strada potrei fare una partenzina. Il punto, il mio problema è mettere la seconda giusta. Infatti vedete, ho messo la terza, cazzo. Sì,
Aiuta! Quindi raga, adesso si sono aggiunti altri due membri del team. Andiamo a farci un giretto. Io sono con la Vespa. Mamma mia raga, ma se mi mancava andare a fare i giri così. Perché già col sì è un po' un problema. Adesso teoricamente dovremmo andare a beccare un nostro amico Giacera, che vabbè pochi di voi si ricorderanno, però è già apparso in qualche mio vecchio video. E poi vediamo, perché doveva esserci anche il Tommy con la sua nuova moto. Infatti vi spoiler che il Tommy ha comprato una nuova moto, solo che il cane deve studiare, quindi non sappiamo se arriverà. Personaggio mistico il Tommy. Prima la moto lì davanti, dove sono su in doppio, è un Beta top nero 70, invece quella dietro è un FM 50, no magari R70, non lo so. Dopo spero di riuscire a scroccare un giro anche con quelle. Stanotte dovrò stare sveglio fino alle 2-3 di notte per riuscire a far avere questo video domani alle 2. Quindi spero davvero che vi piaccia. Ragazzi, il video finisce dove è iniziato. Siamo nel garage del Bado. Qua c'è la Vespa, qua c'è il suo appozzo in fase di riparazione. Ok, grazie mille Bado per avermi fatto fare il test. E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!